Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa è arrivata la notizia ufficiale proprio dalla bocca di Kevin Feige che quest'anno il San Diego Comic Con ospiterà per la prima volta dopo 3 anni il panel dei Marvel Studios. Infatti, se ricordate, l'ultima volta che i Marvel Studios si sono presentati al San Diego Comic Con è stata nel 2019, dove hanno presentato la maggior parte della fase 4, partendo da Black Widow perché era quello il primo prodotto della fase 4, poi con il Covid, con la pandemia è successo tutto un casino che conosciamo, nel 2020 non è uscito nulla e la fase 4 è partita con WandaVision, che nella timeline si trovava a metà. Ma in questo video naturalmente non siamo qui per parlare dell'evento del 2019, anche perché è passato, molti prodotti sono già usciti e c'è anche un video sul canale se comunque vi interessa ricordare quel periodo. In questo video ovviamente parlerò del prossimo panel dei Marvel Studios e cosa secondo me potrebbero mostrare, perché in breve la dichiarazione di Kevin Feige è stata: sì, saremo al San Diego Comic Con e non vediamo l'ora di farvi vedere il nostro futuro dei Marvel Studios, del Marvel Cinematic Universe, anche se è più corretto ormai dire Multiverse che Universe. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i social, link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok. Sul mio profilo Instagram principale, Il Pensiero di Andri, tra l'altro ho segnato, ho salvato nelle storie in evidenza una certa cosa che mi è successa qualche giorno fa, ovvero una chat completa con un hacker abbastanza idiota che cercava di rubarmi il profilo. E sinceramente c'è da divertirsi, quindi vi invito a controllare quei messaggi. In descrizione, oltre ai link dei miei social, c'è anche il link di Pumpling, codice Il Pensiero 4 per il 20% di cashback e un paio di calze gratis. Sul sito trovate t-shirt a tema Marvel e non solo, ma oltre alle t-shirt trovate anche felpe, calze, poster, tazze, zaini, chi più ne ha più ne metta, ci sono davvero tantissime cose. E ripeto, con il codice Il Pensiero 4 supporterete il canale, avrete un paio di calze e dei soldi che tornano indietro, ovvero il 20% di quello che spendete. Ma adesso parliamo di quello che secondo me, ripeto, secondo me succederà al San Diego Comic Con il 23 luglio. E tra l'altro vi informo già adesso che molto probabilmente, poi dipenderà dalle probabilità, dalla possibilità e soprattutto dalle occasioni favorevoli, seguirò in live qui sul canale. E dico forse, non prometto nulla perché nulla è certo. Ovviamente io lo spero. Il panel si terrà il 23 luglio, l'orario ancora non è stato confermato. Secondo me il panel inizierà intanto con un nuovo trailer di She-Hulk, perché la serie è prossima all'uscita, soprattutto il 23 luglio, la serie uscirà il 17 di agosto ovviamente. E su questo non ho tantissimo da dire, quindi mostreranno un nuovo trailer di She-Hulk, ok. Poi molto probabilmente mostreranno qualcosa riguardo Werewolf by Night, ovvero lo speciale di Halloween su Lycanthropus, il lupo mannaro della Marvel, che dovrebbe arrivare su Disney Plus, un film di 45 minuti più o meno, nel periodo di Halloween appunto. E io sono abbastanza curioso per questo prodotto, quindi non vedo l'ora di saperne di più. Molto probabilmente ci sarà il cast, sveleranno il cast, la data e magari qualche teaser, qualche trailer completo, qualche immagine, mi accontento anche di qualche immagine in realtà. Poi verrà mostrato sicuramente un trailer completo di Wakanda Forever, del film Black Panther 2. Io mi aspetto di vedere già un teaser fra qualche giorno in realtà, perché Love and Thunder sta uscendo e solitamente Disney, Marvel cercano di associare un trailer di un proprio film ad un altro che è in uscita, in questo caso appunto Thor Love and Thunder, con prima un teaser di Wakanda Forever. Quindi però al San Diego Comic Con secondo me verrà mostrato o privatamente o pubblicamente, non so se lo pubblicheranno, un trailer completo di Wakanda Forever, dove probabilmente faranno vedere chi sarà Black Panther nel film. Io mi aspetto che nel teaser non faranno vedere completamente Black Panther, magari ci sarà quel solito cliffhanger da teaser trailer, ovvero delle mani con il costume da Black Panther che prendono la maschera ma non ti fanno vedere chi è effettivamente che indossa il costume. Anche per Wakanda Forever sinceramente sono abbastanza curioso. Continuiamo poi con Guardiani della Galassia Holiday Special, ovvero il mini film, appunto un altro film di 45 minuti di Natale dei Guardiani della Galassia, che arriverà nel periodo natalizio su Disney Plus. Io mi aspetto di vedere qualche teaser o qualche immagine, comunque qualcosa la devono confermare, anche magari solo la data di uscita ufficiale, perché comunque ci hanno detto solamente periodo natalizio, non un giorno, periodo natalizio solo dicembre può essere. Dopo Guardiani della Galassia Holiday Special, che ha già finito le riprese, ora il film è in post-produzione, mi aspetto qualcosina per Secret Invasion, che a quanto pare dovrebbe iniziare 4 settimane di reshoot, quindi ci saranno delle riprese ulteriori, però mi aspetto comunque di vedere qualcosa entro fine mese di luglio appunto. Poi mi aspetto di vedere qualcosa su What If 2, che è già finita in teoria da qualche mese, quindi potrebbero far vedere qualcosina, svelare magari il primo episodio di cosa parlerà, e poi qualcosa per Loki 2, che ha iniziato le riprese questo mese, quindi una foto, una data, diciamo, non proprio precisa, magari il mese
è l'anno, penso fine 2023 massimo. Poi potrebbero far vedere qualcosina su Ant-Man 3, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Non mi aspetto di vedere qualcosa pubblicamente, magari sarà una cosa privata solo per quelli che sono al San Diego Comic Con. Qualcosa anche su The Marvels, che siano anche solo notizie, non per forza materiale promozionale, immagini, teaser. Anche solo qualche notizia che non sapevamo prima di appunto l'evento. E dopo The Marvels, Guardiani della Galassia volume 3, che vi ricordo sarà l'ultimo Guardiani della Galassia che produrrà, che dirigerà James Gunn. Magari riveleranno l'intero cast, ci diranno presenze che non ci aspettavamo, per esempio Nova in Guardiani della Galassia volume 3, me lo aspetto, anche perché comunque è già stata quasi confermata una serie o un film sul personaggio, ne parleremo dopo. E poi mi aspetto di vedere le date e i cast di Fantastici 4 e Blade. Tra l'altro per Fantastici 4 sono molto curioso di vedere chi prenderanno la regia. Oltre vabbè a vedere se ci sarà effettivamente John Krasinski per Mr. Fantastico e Emily Blunt per La Donna Invisibile. Dopo aver parlato quindi magari delle cose che erano già state annunciate, confermate con anche possibilmente una data, penso che sveleranno la data e magari qualche altra informazione riguardo le serie dal 2023 al 2024. Quindi Agatha, House of Harkness, Echo, Marvel Zombie, Armor Wars, Spider-Man Freshman Year, Iron Heart, Wakanda. In teoria ci sarà una serie sul Wakanda, era stata confermata da Ryan Coogler, X-Men 97 e possibilmente la seconda stagione di Hawkeye, non lo so. E dopo questo mi aspetto che vengano confermati e annunciati i film di cui abbiamo sentito parlare da insider abbastanza certi, ovvero lo speciale di Halloween su Man-Thing, che sicuramente sarà lo speciale che arriverà nel 2023, Shang-Chi 2, Eternals 2 possibilmente, Thunderbolts, Deadpool 3 e Captain America 4, ovviamente con Captain America di Sam Wilson. Dopodiché mi aspetto che vengano confermati altri prodotti di cui hanno parlato ancora insider, ovvero la serie su Wonder Man, la serie su Daredevil, la serie sui 10 Anelli, la serie su Nova. Sono molto molto curioso di vedere la serie su Wonder Man per come è stata presentata da The Hollywood Reporter, sarà una satira del mondo di Hollywood e sono davvero davvero interessato a vedere cosa produrranno, perché i Marvel Studios sono Hollywood, diciamo così, nell'ultimo periodo, e voglio vedere quanta autocritica ci sarà in questa serie. E infine, per chiudere, mi aspetto che vengano presentati altri prodotti della fase 5, possibilmente, ovvero, li sto leggendo perché sono tanti, ripeto, anche queste sono delle mie speculazioni, non sono cose confermate, possibilmente alcune non sono neanche degli insider, non sono state dette nemmeno da insider, e sto parlando del film o della serie su Black Knight, che abbiamo già visto in Eternals, del film o la serie sugli Young Avengers, che sono stati già presentati praticamente tutti nei diversi film e nelle diverse serie della fase 4, un film su Namor o un film sulla Scarlet Witch, ma ancora, possibilmente World War Hulk dopo She-Hulk, che secondo me combinerà qualcosina, una serie su Valkyria, che era una cosa rumoreggiata tanto tempo fa, se non morirà in Thor Love and Thunder, e infine Secret Wars. Facciamo magari che è un sottotitolo del quinto film degli Avengers. Ora ripeto, tutto quello di cui mi avete sentito parlare in questo video sono speculazioni mie o di insider, quindi quelle degli insider non sono speculazioni, sono proprio cose che hanno captato stando all'interno dei lavori. Vedremo tutto o il 23 luglio al San Diego Comic Con al panel della Marvel, oppure a settembre, perché infatti nelle ultime ore sono arrivate delle notizie alquanto struggenti per quanto mi riguarda. Infatti Collider, che è una delle testate più accreditate in questo campo, ha detto che al San Diego Comic Con la Marvel presenterà solamente qualcosa su Wakanda Forever. Basta. Questo mi sembra abbastanza strano, perché dopo 3 anni di assenza e soprattutto dopo quello che ha detto Kevin Feige, vi mostreremo il nostro futuro, non penso parleranno solo del prossimo film in uscita, perché dopo Thor Love and Thunder c'è Wakanda Forever direttamente, quindi mi sembra abbastanza strano. In ogni caso, se veramente ci sarà solamente qualcosa su Wakanda Forever, questo video varrà solo per il D23, che si terrà appunto a settembre, dall'8 al 10 settembre se non sbaglio, non ricordo effettivamente la data, ma all'inizio di settembre, nella prima metà. Però comunque quest'anno secondo me ci aspettano delle notizie alquanto interessanti. Non ci resta che aspettare e scoprire cosa verrà presentato il 23 luglio o comunque, ripeto, a settembre. Io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social e dei miei consigli per gli acquisti, su Pampling soprattutto codice il pensiero 4 per il 20% di cashback e un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!